Oltre 1500 le presenze fra gli spalti del Palacardito, un'ottima risposta del pubblico per assistere al match fra la Scandone e la Scafati. A tenere il polso della situazione è la Proloco in Ormanni, che ha collaborato nell'organizzazione dell'evento sportivo. Una bella serata di sport dedicata ai giovani. Abbiamo avuto un bel risultato, grazie a tutti che sono intervenuti, ci tenevamo a fare bella figura ed è stata una grande serata. Bene così, grazie a tutti voi. Il mese di settembre sarà decisivo per il futuro del Palacardito. La struttura sportiva necessita di una serie di interventi e in occasione della partita di basket l'assessore allo sport del comune di Ariano, Mario Manganiello, anticipa i piani dell'amministrazione per il palazzetto. Siamo felicissimi di aver ospitato queste due squadre qua presso la nostra struttura. Le società sono rimaste molto colpite dal palazzetto. Ora speriamo... Noi speriamo sempre nelle universiadi, speriamo di raggiungere questo obiettivo delle universiadi, siamo stati convocati per la settimana prossima e vedremo un attimo se riusciamo a portare qualche gara qua. Probabilmente porteremo le gare di tennis tavolo, entro il mese di settembre si saprà anche questo, così potremmo anche accedere ai finanziamenti che ci permetteranno un restyling del nostro palazzetto, che però è già un fiore all'occhiello per quanto ne dicono le società che sono state qua stasera. Anche il presidente regionale della Lega Basket ha avuto grandi parole di encomio per Ariano, per le nostre strutture sportive e per lo sport arianese.